Cosa resta di quel minuto e mezzo che cambiò il corso della storia lucana? Che cosa rimane a 30 anni di distanza del tragico evento sismico datato 23 novembre 1980? Ci sono ricordi, aneddoti, commozione e una certezza, quella di aver quasi concluso la ricostruzione. In 30 anni sono stati spesi 2.500 milioni di euro, pari a 80-85 milioni di euro all'anno. L'attività di ricostruzione risulta del tutto soddisfacente, il tempo è lungo perché ci sono state assegnazioni cadenzate annualmente, sempre al di sotto dei bisogni. Una sola cifra ci può far capire qual è il fenomeno. In Basilicata la ricostruzione è costata 7.400 euro per ogni senza tetto, in Abruzzo per esempio è costata 24.000, tre volte di più. Ed è in questi ricordi, in queste emozioni, in questa certezza, la sintesi dell'atto conclusivo delle rievocazioni per il trentennale del sisma di fine 80, celebrato a Potenza all'interno di un simbolo di quell'evento catastrofico, il Teatro Francesco Stabile. Qui i presidenti di giunta e consiglio regionale, il sottosegretario Guido Viceconte, i presidenti di UPI Basilicata e ANCI Nazionale, il sindaco di Potenza e il senatore a vita Emilio Colombo hanno tirato le somme di uno dei più gravi disastri che la storia d'Italia ricordi. Quel sisma fu un evento che interruppe, hanno detto, il sogno di uno sviluppo lucano fatto di bonifiche e irrigimentazione dei fiumi, di invasamento delle acque, industrializzazione e strade di fondovalle per avvicinare i nostri centri. Ora è tempo di ripartire da quel sogno. Sogno industriale che, ha detto Folino, deve puntare molto sulla ricerca, sulla università, sui centri di ricerca e deve puntare molto sul turismo, sull'agricoltura di qualità, sul sistema agroalimentare di qualità, quindi non più la vecchia industria ma un processo di sviluppo che vede anche protagonisti i comuni proprio dell'area nord-occidentale che hanno delle produzioni agricole e zootecniche di grande qualità. Fondamentale perché i danni del 23 novembre non abbiano a ripetersi, ha sottolineato il sottosegretario Viceconte, è cultura della prevenzione rispetto a questi eventi così catastrofici che possono colpire le aree del nostro paese che è soggetto a questi eventi. Presente alla commemorazione per il trentennale del sisma anche il presidente dell'ANCI Chiamparino. Che 30 anni dopo si può constatare che qui un lavoro virtuoso è stato fatto, che le risorse, in particolare quelle affidate alle comunità locali, hanno innescato un circuito virtuoso e che quindi c'è una realtà nel Mezzogiorno che, messa in condizione di far fronte alle proprie responsabilità, lo fa virtuosamente.